Si continua a parlare del project financing per il nuovo ospedale di Chieti, questa volta a parlare il Presidente della Commissione Sanità Olivieri, e anche per lui c'è una bocciatura. Vabbè, però bisogna riconoscere che Abruzzo Civico ha contestato in pratica tutto sulla sanità in questi 2 anni e mezzo, prevalentemente per questioni molto locali, e da lì poi dispiegano una serie di ragionamenti che a volte hanno carattere regionale. Riguarda molto la posizione che a volte assume Olivieri, meno per esempio dell'assessore che ha avuto modo anche a Sulmona, insieme a tutti i sindaci della Valle Piligna, di apprezzare il piano sanitario. Quindi resta fermo che secondo me il punto sulla questione del project è il merito del provvedimento: entrare nel piano economico finanziario, entrare sulla rete ospedaliera, cioè sulla programmazione, cioè sul DEA di secondo livello. E invece tra i favorevoli arriva il sindaco di Chieti, Di Primio, che contrariamente a Forza Italia e a tutti i rappresentanti del centrodestra dice una grandissima occasione per Chieti. Ma in realtà lo è. Il punto è stringere a una gara di appalto che chiaramente riduca al minimo i costi per quanto riguarda la parte pubblica e che dispieghi le migliori energie possibili per costruire una struttura che abbia la maggiore funzionalità, sia in termini di riduzione di costi, sia in termini di opportunità tecnologiche per la cura dei pazienti.